Ok, raga, oggi volevo parlare del nuovo aggiornamento delle gilde. Nel frattempo che ne parlo, voi vi beccate mentre farmo il nuovo equipaggiamento del Vegeta Clan. E almeno si sta belli tranquilli, belli nel chilling. Allora, volevo parlare un attimo del nuovo, insomma, di quello che hanno fatto vedere al Revealing Staff. E sostanzialmente, vabbè, non credevo che ci sarebbe stato un upgrade, diciamo, delle gilde, perché pensavo che ormai non se ne inculassero più proprio di striscio. E invece hanno fatto quella roba nuova per quanto riguarda, insomma, una sorta di collaborazione, no? Tra team, cioè tra team, tra membri dello stesso team per un fine comune, per un obiettivo comune. Mi sembra un bene, mi sembra una cosa interessante. Vediamo poi come si evolverà. La cosa che mi lascia un attimo perplesso è stata quando hanno detto degli orari, fasce orarie, roba del genere, non mi ricordo di preciso perché, insomma, io vengo da un altro gioco, penso alcuni di voi lo sappiano, dove veramente era diventata esasperante la vita, ma perché appunto come team dovevi essere reattivo in ogni momento a determinate fasce orarie, anche spesso orari di merda, e quindi alla lunga diventava pesante. Ora, non credo che Legends andrà in quella direzione, magari ci saranno degli orari per fare determinate cose, ma non credo che diventerà una roba del tipo che devi stare per forza sveglio la notte perché se no il team avversario ti asfalta o roba del genere, quindi non penso, vediamo come si evolverà. Comunque vabbè, chiusa questa parentesi. Intanto volevo rispondere a tutti quelli che mi hanno chiesto perché non fai un team tuo, una gilda tua, così entriamo, stiamo tutti insieme. Allora, il succo è sostanzialmente quello che ho appena detto, cioè nel senso io prima di Legends giocavo in quest'altro gioco dove ero lì 13 e 45 accettabile, ne ho fatti due veramente merdosi, dove ero leader del team italiano più forte, lo sono stato per tipo 4-5 anni, e però era veramente esasperante, nel senso che sia come gioco proprio, quindi giocare tanto, giocare spesso, giocare a determinate fasce orarie, dovevi stare appresso anche al team vero e proprio, nel senso quindi reclutare persone nuove, mandar via quelli che facevano poco, eventualmente risolvere problemi anche. Cioè, se uno ti dice in questo periodo non ce la faccio perché, e vabbè, un attimino devi avere anche di comprensione. Quindi, comunque, era molto complessa la questione sotto tanti punti di vista. E dopo 5 anni veramente ero saturo, non ne potevo più. E infatti, ho smesso e ho trovato in Legends una sorta di, capito, gioco per i cazzi miei, faccio i cazzi miei, non devo pensare a nessuno, gioco quando mi pare, quanto mi pare, se mi pare, eccetera, eccetera. Quindi per questo non ho mai fatto una gilda mia, perché per quanto qui sostanzialmente al momento che c'è da fare, cioè al massimo puoi buttare fuori quelli che fanno poco, ecco, però anche lì magari, capito, cominci a creare un legame, diventi amico con qualcuno, ti dispiace, però nel frattempo a quell'altro gli gira le palle perché lui fa tanto e quello lì fa poco e quindi vorrebbe uno che fa di più. Insomma, si innescano tutte queste dinamiche che non mi andava di riaffrontare anche in minima parte, ma comunque per un'altra volta. E ora con questa roba nuova che hanno fatto delle gilde, che faranno, che implementeranno, da un lato mi si smuove quella voglia di ritornare ad avere un team mio, una gilda in questo caso mia, che magari performi anche bene da un punto di vista proprio globale, nel senso, cioè io di là ero comunque nella top altissima, nella Lega Diamante si chiamava, del mondo, quindi non è che giocavo a livelli bassissimi. Qui, vabbè, sinceramente non ambirei a roba del genere perché, ripeto, è veramente stressante, però comunque diciamo che mi ha smosso un po' quei ricordi da un certo punto di vista negativi, da un altro punto di vista positivi, perché comunque è anche bello averci un gruppo di persone che collaborano, che fanno cose insieme, eccetera, eccetera. Poi, ripeto, andrà visto come verrà sviluppato il tutto qui su Legends. Detto questo, avevo preso in considerazione però anche un'altra roba, ovvero di entrare io a far parte di un altro team, italiano chiaramente in questo caso, di un'altra gilda italiana, a patto che però venga gestita da qualcuno che voglia fare le cose come si deve. Cioè,
avrei anche voglia di metterci del mio, diciamo, del mio nel senso come punteggi, come questa roba qui, nel senso, per portare, diciamo, in alto la bandiera, mettiamola in questo modo, e allo stesso tempo se la Gilda è di qualcun altro, me ne laverei completamente le mani di tutto il lato gestionale, o comunque sì, vabbè, nel senso, uno può fare il suo, però nel senso essere capo team è una cosa diversa, lì hai proprio una sorta di ruolo, no? Di lavoro, di responsabilità che non mi va di accollarmi, però in questo caso sarebbe, fra virgolette, risolta, no? Fra virgolette, risolta. Io tiro su questo equipaggiamento qui, raga, perché tanto non mi esce, e anche se non mi va a Godly, mi va AZ Plus, va bene lo stesso, tanto alla fine 2% di base, quello che cazzo è, posso rinunciarci, mi porto su il puro e mi porto su il secondo slot, poi se esce una bonanza, qualcosa del genere, magari me lo rifarmo col primo pallino arancione, che cazzo ne so, ma intanto non mi esce, ho fatto, non lo so, avrò fatto, boh, prima di questo video ho fatto tranquillamente altri, boh, 50 equipaggiamenti e non mi è uscito un cazzo. Questo è quello che mi è uscito più alto e sinceramente vorrei avercene uno lì pronto per ogni evenienza. Comunque, tornando al discorso gilde, se qualcuno magari ha già una gilda, io sto al momento in una gilda che è top 1%, non è altissima, insomma, vabbè, non è gold, insomma, però comunque è abbastanza buona per quanto non serva a niente. Però, anche se sto qui dentro dall'inizio, c'è da dire che, cioè, è una gilda straniera, non conosco nessuno, non parlo con nessuno, quindi, cioè, se si dovesse appunto andare a creare una sorta di avamposto italiano, una sorta di bandiera italiana dove raggrupparsi, dove pestare di brutto tutto il resto, sinceramente la cosa mi può anche interessare, quindi eventualmente me lo scrivete qui nei commenti, vediamo. Vediamo per il momento così, nel senso, non so a cosa si va incontro, magari viene fuori del tipo, dovete stare connessi H24 con le notifiche perché in qualsiasi momento dovete accettare il PvP, del giapponese di turno, e se non lo accettate in qualsiasi momento, anche se state cahando, allora il vostro team perde. Ok, se dovesse essere una roba in quel modo, sinceramente me ne sto alla larga e rimango, a giocare per i cazzi miei. Però se fosse una cosa umana, se fosse una cosa comunque di collaborazione da un punto di vista umano, secondo me sarebbe interessante, farebbe anche un po' da collante insomma, nella community italiana, farebbe anche l'opposto, perché poi la gente si scannerebbe solamente perché magari uno sta in un team e un altro sta in un altro team, magari sempre italiani, e quindi giustamente ci si flamma. Comunque, vabbè, il succo è questo. Se volete me lo scrivete qui sotto e poi valutiamo. Però, cioè, voglio roba con le palle cubiche.